Italia ogni anno si registrano 5.000 decessi a seguito degli effetti nulli della cura antibiotica, dunque parliamo ancora di resistenza agli antibiotici. Professoressa Stefani, sembra dunque che le parole del premio Nobel Fleming, il quale affermava che un abuso degli antibiotici porta alla limitazione dei loro effetti, siano particolarmente profetiche. Ricordo che abbiamo 70 anni di terapia antibiotica alle spalle, quindi 70 anni di terapia antibiotica vuol dire 70 anni di uso degli antibiotici sui microrganismi. Il diventare resistenti quindi è ineluttabile. Certamente ci troviamo in un momento nel quale associamo un sviluppo di nuovi antibiotici scarso e un aumento molto forte di microrganismi insensibili a tutti gli antibiotici. Capisce bene che queste morti identificate anche dalla stampa con numeri molto elevati sono per inefficacia di molecole esistenti su microrganismi multidrug. Certamente ci sono delle strategie plurime da mettere in atto e diverse aziende farmaceutiche, grandi e piccole, stanno sviluppando nuovi antibiotici, ma io direi anche nuove strategie di approccio, che è questa la cosa più importante. Quali, per esempio? Ma multiple intendo, nel senso che una delle cose a cui si guarda è lo stato di salute degli ecosistemi, quindi abbiamo avuto modo anche oggi qua di parlare dell'ecosistema intestinale, quindi del ruolo che hanno i microrganismi buoni, diciamo così, quindi sull'omeostasi e sullo stato di salute. Certamente questo va coniugato al trattamento, va coniugato a diverse strategie che possano in qualche modo debellare la flora multidrug, ma sono strategie multiple. Questo vuol dire che i batteri sono sempre invisibili ma non sempre dannosi? Dico che in realtà la componente dannosa è più piccola di quella buona, diciamo così, però è chiaro che all'opinione pubblica saltano agli occhi i patogeni, che sono la componente minore. La lotta dunque alla resistenza agli antibiotici, anche la FAO se ne interessa con un programma specifico. Lei pensa che a livello globale ci siano finanziamenti e interesse sufficienti? Dividerei questo discorso in due, c'è molta attenzione. Ritengo che ci vogliano più fondi.